Maledetti cinesi, stanno distruggendo anche il calzaturiero in Riviera del Brenta, compreso il settore dei marchi prestigiosi e delle scarpe di lusso. Purtroppo molte ditte, per risparmiare, si affidano a manodopera cinese in nero. Risultato: il prodotto non è più di alta qualità e alcuni mercati lo rifiutano. Avanti di questo passo, denuncia la CGIL, nel giro di 2 anni il settore rischia il dimezzamento del fatturato e migliaia di licenziamenti. Mai più Natale al buio, a Milano tornano le luminarie. I commercianti di Confcommercio hanno fatto uno sforzo, 13.000 euro per abbellire il centro con luci a LED a basso consumo. E per la prima volta arriva anche la pista di pattinaggio su ghiaccio. Il ghiaccio non sarà freddo ma sintetico, altro fattore ecologico e di risparmio. Le iniziative natalizie si apriranno col tradizionale mercatino in piazza il 7 e l'8 dicembre. Nuovo volo Ryanair Treviso Lamezia Terme. Si tratta di un volo giornaliero diretto a partire da giovedì 19 dicembre. L'obiettivo della compagnia low cost irlandese è di far concorrenza all'Alitalia sulla rotta delle spiagge meridionali, calabresi in particolare. La tariffa iniziale di sola andata, tasse e spese incluse, è di 49 euro, un terzo in meno rispetto alle tariffe più economiche di Alitalia, che partono da 75 euro. Emergenza contraccezione nella marca. Nelle festività e nei weekend il boom di richieste di pillole del giorno dopo. A chiederle sono le giovanissime. Nel 70% dei casi superano a malapena i 18 anni. Tra pillole del giorno dopo e quelle dei 5 giorni, l'ULS 9 ne distribuisce 15 al mese. L'Italia è uno dei pochi paesi in cui la pillola del giorno dopo necessita la prescrizione. Per quella dei 5 giorni occorre invece il test di gravidanza. Ancora una volta è Luigi Biasetto, uno dei migliori pasticceri d'Italia. Il suo locale di via Facciolati a Padova si è piazzato al terzo posto nella classifica del Gambero Rosso dedicata alle pasticcerie. In vetta ci sono 2 pasticcerie lombarde, la pasticceria Veneto di Brescia e Besuschio ad Abbiategrasso. Tra le creazioni più memorabili del campione Biasetto, la torta 7 veli, l'abbraccio di Venere e la mousse Mon Amour. Una goliardata tra amici rischia di trasformarsi in denuncia. Protagonisti alcuni giovani che si sono divertiti a issare 8 spaventapasseri in altrettante rotonde di Cadoneghe. Qualche automobilista si è spaventato davvero e ha chiamato i carabinieri, e così adesso i simpatici burloni rischiano una multa per aver compromesso la sicurezza stradale e una denuncia per procurato allarme. Poveri amici miei!